firmata da Imoda, accompagnati dal cantante dei Jarab De Palo, Come un pittore. E come un pittore invece Luca Cucchetti sta piano piano disegnando, anche se il tempo è insomma ormai poco, una manifestazione che si svolgerà domani notte a Roma, premi Mondo Notte. Luca Cucchetti, grande amico di Radio Cric Croc, perché è mio amico, è amico di Claudio Di Leo, è amico di Andrea Ceccon, ma non solo, è una persona con cui noi abbiamo collaborato tutti negli anni, ed è una persona che, se io mi metto qua a presentarvela per farvi capire insomma tutte le cose che ha fatto, stiamo qui fino a dopodomani. Domani notte ci sono i premi Mondo Notte, quindi saltiamo le presentazioni, giusto Luca? Saltiamo sicuramente il curriculum, perché sennò veramente facciamo notte. E comunque in tutti i casi parliamo di Mondo Notte, il premio che domani sarà al Piper, che premerà e darà riconoscimenti alle migliori professionalità del mondo della notte, che è così attento al divertimento. Di solito ci sono solamente delle notizie per quanto riguarda la notte sulla cronaca, ma nel mondo della notte ci sono molti personaggi che lavorano, molti sono in vista, molti altri sono dietro le quinte, ma danno il divertimento, che è un antidepressivo naturale sicuramente molto importante. Quindi il premio Mondo Notte vuole mettere in luce quelle che sono le professionalità nell'ambito notturno, che molte volte non vengono considerate da nessun tipo di media e da nessun tipo di istituzione. Non solo, perché poi alla fine vengono anche magari un po' demonizzate proprio in quanto appartenenti alla notte. Sì, io oggi leggevo a tal proposito un articolo che c'è sul Messaggero della cronaca di Roma, dove si parlava di 20 ragazzi che ballavano in mezzo alla strada parlando di rave, parlando di movida della notte, ma poi se andavi a vedere il giornale erano 20 persone che ascoltavano la musica dalla macchina e facevano degli atti di vandalismo, ma dall'articolo sembrava che il mondo della notte creava scompenso. Ma parlavamo di 20 persone, cioè se uno legge l'articolo parla di 20, permettetemi il termine, stupidi, a confronto delle migliaia, anzi delle milioni di persone che vanno a divertirsi nella notte, che magari di giorno lavorano, producono e poi di notte vogliono divertirsi. E come ripeto, il divertimento è sicuramente la cura antidepressiva naturale più importante che c'è, quindi bisognerebbe sostenerlo, e questo divertimento noi lo sosteniamo domani al Piper premiando grossi personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche piccoli personaggi del mondo della notte che però sono veramente grandi, perché hanno fatto divertire migliaia e migliaia di persone. Ok, a proposito, non ti ho dato una notizia brutta tra poco fa, è un po' qualunquista, magari io invece te ne do una bella, perché noi abbiamo fatto insieme una serata sabato scorso e ti giro i complimenti che ci ha fatto il proprietario del locale per la situazione bella di gente, insomma, comunque che era lì solamente per divertirsi, che insomma ha vissuto la serata con grande spirito, non c'è stato il minimo battibecco, il minimo di niente, quindi ci sono comunque invece delle situazioni molto belle. Sono anche tante. Senti Luca, ma hai parlato di personaggi nazionali, no? Sì. Ce lo fai qualche nome? E anche internazionali, perché daremo riconoscimento nella categoria cantante a un tenore di fama internazionale che si è esibito a New York, in Giappone, in Russia, un grande tenore che si chiama Giuseppe Sabatini, che ha smesso di cantare da qualche mese per diventare direttore d'orchestra, quindi ha questa nuova veste, ma è stato uno dei più grandi cantanti che abbiamo avuto nel mondo, un grande tenore che ha addirittura inaugurato la Scala quando la Scala è ritornata ad essere la Scala di Milano, diretta dal maestro Muti. Quindi parliamo di un personaggio di caratura internazionale, per arrivare poi a uno dei grandi della televisione, forse uno dei registi più importanti che la televisione ha avuto, e parliamo di Gino Landi, e per poi andare nel professionismo della discoteca, ovvero il riconoscimento al disc jockey che sarà dato a Paolo Miccioni, a Paul Miccioni, che è stato forse uno dei primi DJ producer al mondo, per poi andare a premiare chi fa sicurezza nei locali, quindi Mr. Carlos, diverse sfaccettature, sono 28, ecco, riconoscimenti, senza tralasciare anche quello che è il sociale e la solidarietà, perché verranno premiati
la cooperativa 3570, che forse non tutti sanno, ha una grossa fetta della cooperativa, ha aperto una situazione che dona il sangue, quindi insomma attenti sia al sociale sia a quello che è la solidarietà e soprattutto al divertimento e alla professionalità della notte. Allora perdonami Luca, ti interrompo un attimo, intanto 3570, spieghiamolo per chi magari non ci sta ascoltando da Roma, visto che i nostri amici all'ascolto sono sparsi qui e lì per l'Italia, è praticamente un'azienda di taxi a Roma, giusto? Di taxi, sì, una cooperativa di taxi, la cooperativa che tra l'altro fa parte della Unitaxi, che è a livello nazionale. Ecco, e ribadiamo anche il discorso che questo premio Mondo Notte, che è la sua prima edizione, ma che io penso e spero è la prima di una lunga serie, vuole comunque andare a premiare, comunque a riconoscere tutte quante le categorie di operatori notturni, che vanno quindi non solo dall'artistico e quindi il DJ, che è un po' la figura di punta del mondo della notte, ma alla sicurezza, a quelle che sono... Al vocalist, all'animazione, diciamo, ma che anche quest'anno figure più tecniche. Figure più tecniche che magari poi alla fine non, nessuno ci fa caso, no? Cioè si sa che ci sono c'è la sicurezza, ci sono i cosiddetti buttafuori nei locali. I cosiddetti buttafuori. Come prima edizione abbiamo dato dei riconoscimenti abbastanza istituzionali a delle figure che sono conosciute, ma già stiamo preparando la seconda edizione, dove premieremo delle figure che magari non vengono mai riconosciute a livello di premi, come le cassiere o come i barman ed altre figure del mondo della notte. Ok, io trovo tutto questo veramente molto 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 bello, ma se c'è qualcuno all'ascolto, sicuramente c'è qualcuno all'ascolto che vuole partecipare come pubblico domani, che vuole venire a vedere, è possibile? Sì. È molto semplice, basta andare sul sito www.mondonotte.tv, c'è un'email e basta chiedere l'accredito a questa email, si entra in lista e quindi c'è l'ingresso, che è gratuito naturalmente, ma con invito oppure con lista, appunto, su www.mondonotte.tv. Mondonotte, che è insomma l'autore virtuale, perché poi insomma si concretizza in diverse persone, personalità, sì, di questa cosa, che è molto bella. Mi sto ripetendo e lo so, quindi non mi cazziare in diretta per favore, però ci tengo a questa cosa. Senti, poi parliamo anche di qualche esibizione, raccontami qualche altro ospite o comunque insomma qualche personaggio, perché ci sono i premiati ma ci sono anche i premianti, anche lì comunque tutti i personaggi di tutto rispetto. Allora ti spiego il discorso, che dovremmo avere 1000 premi per cercare di dare dei riconoscimenti, ma purtroppo il tempo è abbastanza corto, partiremo alle 22 per arrivare fino alle 4:30 e in questa situazione avremo due premi, quindi ci saranno dei presentatori diversi a ogni premio, dei premianti diversi ad ogni premio, e tra i due premi e gli altri due premi ci saranno delle esibizioni, che saranno degli spettacoli un po' che rappresentano tutto il mondo della notte, ma non della discoteca. Parliamo di esibizioni, per esempio, del Mago Eldin, che magari qualcuno ha visto su Rai 1 nelle sue performance magiche. Andremo nel Burlesque con Marlowe, e quindi parliamo di questa nuova moda e nuova tendenza di spettacolo, per poi andare ad ascoltare magari cantanti come Roberto Ciotti, che verrà premiato e si esibirà anche unplugged, quindi chitarra e voce, arrivare anche all'esibizione dei disc jockey, naturalmente, che saranno 14. Partiremo con Claudio Casalini, il grande vecchio delle console italiane, per poi dare il riconoscimento, come ho detto prima, a Paul Micioni, ma poi la kermesse dei 14 DJ, anzi dei 13 DJ che faranno arrivare questo premio oltre le 4 del mattino, che è una console abbastanza particolare, perché rappresenta un po' tutto quello che è il sound che si trova in discoteca, quindi 70, 80, 90 con Stefano De Nicola, Marco Trani, Faber Cucchetti. Si andrà a ballare un quarto d'ora di salsa con DJ Elcino e con Oscar Savon, che farà animazione, per poi andare sulla musica happy con Andrea Belfiore, DJ Nick Peloso, e ancora rock con Armandino e Stefano Gamma, per poi entrare nel mondo house con Tino Venditti, Marco Rea e Manuel Rotondo, per poi andare
nell'elettronica e nella techno con Bismarck e con Vortex. Quindi ce n'è comunque per tutti i gusti, anche a livello musicale si abbracciano un po' così tutti i generi musicali e tutte le sfaccettature della musica che si balla. Grazie Luca per essere stato nostro ospite, ripeti per favore il sito per chi volesse ricevere l'invito, per chi volesse partecipare, volesse venire a vedere domani questi premi che verranno assegnati al Piper di Roma, che è una discoteca che sicuramente conoscono tutti quanti, è un locale storico, è stata praticamente la prima discoteca di Roma, giusto? O comunque sì, 1965, quindi parliamo di 47 anni fa. Premieremo come imprenditore il proprietario del Piper, ovvero Giancarlo Bornigia, e come organizzazione i ragazzi di Any Given Monday, che in questo momento stanno organizzando il lunedì al Cube, con oltre 3.000 presenze ogni lunedì, anche questa notte, per chi vuole ballare può andare al Cube. Quindi parliamo di una forbice di 47 anni di storia della notte romana e italiana. È una cosa che mi piace molto, questo fatto, perché stiamo documentando quello che forse fino adesso non è mai stato documentato, e quindi stiamo dando il giusto riconoscimento a quasi mezzo secolo di divertimento notturno. Allora, per intervenire, uso lo slogan del nostro presidente Roberto Capelli, che è presidente dell'associazione culturale Mondo Notte: l'importante è esserci, a discapito poi del fatto del riconoscimento o del non riconoscimento. L'importante è esserci per far vedere che il mondo della notte è unito. Quindi, per partecipare, l'indirizzo internet per poi avere tutte le informazioni e quindi mandare l'email per gli accrediti e gli inviti è www.mondonotte.tv. Domani notte al Piper di Roma. Quando si diceva Patti Pravo, la ragazza del Piper, è quel Piper, per capirci. Esattamente. Anche per chi ci ascolta da Aosta o da Lecce. Luca, grazie ancora, ci vediamo domani. È perfetto, anche perché Federica Elmi sarà una delle presentatrici di uno dei riconoscimenti del Premio Mondo Notte. Non solo, anche Claudio Di Leo, che adesso non c'è, però lo cito io. Sì, ma poi ci sarà Andrea Torre, Mario Tagliaferri, insomma un'ampia fascia del mondo del divertimento, delle radio, delle discoteche, del teatro, perché premeremo il Teatro Ghione, premeremo Mastelloni, insomma la Milena Miconi. C'è veramente tanti personaggi che hanno fatto e che stanno facendo il divertimento notturno italiano. Ok Luca, visto che si è parlato tanto di notte, di mondo notte, ti saluto con una canzone che si chiama Lullaby. Come la vedi? Tutto bene, va grazie, bene. Grazie, a domani. Grazie a Luca Cucchetti per essere stato mio ospite su Radio Crick Rock, e in bocca al lupo ancora per la preparazione. Ciao. Ciao. Radio Crick Rock.